Rientriamo sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia con i nostri graditissimi ospiti che sono Giuseppe Piccioni e Lucia Mascino, che ci parlano di un documentario che viene presentato nella sezione corti di Orizzonti e si intitola Preghiera della Sera. Innanzitutto è un cortometraggio che ci racconta il costruirsi, il farsi di uno spettacolo teatrale. Prego. In un particolare contesto che è quello tra le due ondate, la fine della prima ondata della pandemia e l'inizio della seconda. In quel periodo c'era qualche illusione, no? È una trepidante attesa che qualcosa di nuovo stesse per fortuna accadere, tornare ad accadere, lo spettacolo teatrale, l'incontro del pubblico. E quindi c'erano anche le imprudenze, le euforie e anche gli abbracci, la fisicità. Certo, le vediamo qui nelle immagini, sì. E vediamo anche che tra i protagonisti, insieme a Lucia Mascino dello spettacolo, c'è Filippo Timi. Sì. Sembra che questo documentario racconti anche la relazione emotiva, affettiva. Voi siete amici di lunga data, vero Lucia? Sì, ne vado un po' fiera perché insomma le storie lunghe anche di amicizia è bello dichiararle. Sono 24 anni che ci conosciamo, anche se lui si sbaglia sempre, dice 17, 18, io lì a puntualizzare. E quindi quando Giuseppe ci ha chiamato a interpretare questi due personaggi che sono un lui e una lei, non hanno neanche un nome, è una storia di due, diciamo, è una commedia francese scritta da Nicolas Bedeau, che dove ci sono questo lui e questa lei con evidenti problemi, diciamo, di relazione erotico-sentimentale, ci sono degli esagerati affettivi e che si tengono a distanza, e questa cosa faceva una certa assonanza con quello, lo stato in cui eravamo noi, cioè, grande voglia di ritrovarsi. Dobbiamo essere un pochino brevi, ci dite quando andrà in scena lo spettacolo? Allora, ottobre fino al 7 novembre, fino al, insomma, alla prima settimana di novembre siamo ad Ascoli, debuttiamo, città di Giuseppe, Milano, Firenze, Perugia ovviamente, Ancona l'abbiamo fatto. Vi lasciamo e vi salutiamo con Prego. Immagini bellissime. Grazie mille. Che sono quelle di Ennio, documentario di Giuseppe Tornatore dedicato appunto a Ennio Morricone, purtroppo scomparso. Grazie mille, scusate la brevità, grazie a domani. Grazie, grazie.